nuova recensione dove vi presento l'Asus X540MA. All'interno di questo notebook troviamo una bella sorpresa firmata Intel e mi riferisco al nuovo processore Intel N4000. Con un Intel Graphic 600 che si comporta molto bene, infatti l'ho testato anche con i video in 4K e durante la recensione vi dirò il risultato, ma è il momento di conoscerlo meglio da vicino. Voglio iniziare a mostrarvi l'alimentatore del notebook perché ha delle dimensioni davvero compatte, proprio come quello di uno smartphone, e quindi comodo per chi viaggia o anche per quando lo mettiamo a posto. Il notebook ha un design che si presenta elegante e nello stesso tempo molto moderno. Nella parte superiore abbiamo il colore più scuro, mentre nella parte interna, quando l'apriamo, abbiamo il colore dorato. Abbiamo una serie di striature sulla superficie, sia all'interno che all'esterno. A spingere questo notebook, come abbiamo già detto, abbiamo il nuovo processore Intel N4000. È un dual core e funziona con una frequenza che va da 1,1 GHz per arrivare a 2,6 GHz a core, che a differenza del precedente processore N3350 ha un L2 il doppio. Prima era 2 MHz, adesso è 4 MB e anche la frequenza. Prima quello del 3350 arrivava a 2,4, questo arriva a massimo 2,6, quindi è molto più veloce e inoltre è compatibile con le DDR4. E infatti in questo notebook troviamo montate le DDR4 da 4 GB. Sul lato sinistro troviamo tre uscite USB, una 3.0, un'uscita cuffie e microfono, quindi combo, HDMI, un'entrata micro SD per inserire direttamente la memoria dello smartphone. Poi abbiamo un'ampia feritoia per far dissipare il computer. Sul lato destro troviamo il masterizzatore DVD. L'accensione avviene direttamente dal pulsante integrato nella tastiera. Sempre nella tastiera troviamo anche la sezione numerica, quindi è completa. Troviamo la webcam, LED di notifica, microfono e Bluetooth 4.0. Il power LED, cioè il LED di accensione del computer, lo troviamo sulla sinistra. Purtroppo tutti i produttori li stanno nascondendo, non capisco il perché, invece di tenerlo sott'occhio li nascondono sui lati, molto scomodo, ma comunque lo fanno tutti. Un'altra cosa che stanno facendo tutti i produttori è inserire la batteria integrata. Purtroppo anche questo modello ha la batteria integrata nel computer, ma lo stanno facendo tutti. È difficile trovare un notebook che abbia la batteria che si possa sganciare. Ora è il momento di metterlo un po' sotto torchio a livello grafico. Infatti ho preso un video 4K e ve lo sto mostrando. Ovviamente ho la fibra, quindi non ho problemi di rallentamento a livello video, ed ecco il video in 4K. È abbastanza fluido, ogni tanto mostra qualche lag, ma devo dire la verità, l'HD 600 si comporta davvero bene, sarebbe la scheda grafica integrata di questo notebook, basata sull'architettura Gen 9 di Intel, che supporta la DirectX 12. Ed ha un clock di frequenza che va fino ai 650 MHz, che permette di giocare anche a qualche gioco 3D, ma certamente non titoli pesanti. La devo comunque provare con il famoso Fortnite. Ora vi farò sentire invece l'audio. Come avete sentito, l'audio è abbastanza forte ed è abbastanza qualitativo, infatti è realizzato dalla Sonic Master. Successivamente ho eseguito dello stress test sulla macchina, aprendo più finestre con operazioni comuni come ad esempio l'apertura di YouTube, meteo, eccetera eccetera. Il processore ha lavorato e lavorava sui 100%, la memoria è bastata, infatti ne è rimasta ancora per fare altre operazioni. La Wi-Fi si comportava abbastanza bene, quindi collegata in maniera stabile, e anche l'hard disk si è comportato abbastanza bene. Quindi è un notebook di fascia economica che è utile per eseguire operazioni quotidiane, come ad esempio la navigazione web,
lavorare in ambiente office, utile quindi allo studente per studiare, tranne che per chi lavora su programmi specifici come CAD o altri programmi 3D. Forse possiamo utilizzare un po' il Photoshop come programma di fotoritocco senza aspettarvi grandi miracoli, ma ripeto, è un notebook che mi è piaciuto tanto e forse, anzi sono sicuro che su questa fascia di prezzo è difficile trovare un buon concorrente, anche perché questo qua monta il nuovo processore N4000, che fa la differenza in confronto ad altri modelli in commercio che montano ancora il vecchio modello N3350. Mi è piaciuta la tastiera, forse un po' plasticosa, ma abbastanza comoda. Il notebook è abbastanza sottile e il touchpad abbastanza preciso. Forse anch'esso lo chassis è un po' plasticoso, ma vi ripeto, è un notebook che appartiene alla fascia economica. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link per acquistarlo su Amazon. Trovate la versione da 220€ ed è la versione FreeDOS, dove dovete installare voi il sistema operativo o qualcuno per voi, mentre con 255€ vi portate a casa quello con il sistema operativo Windows 10 Home. In conclusione, io lo consiglio perché su questo prezzo è difficile trovare un buon rivale. Se avete apprezzato questa recensione potete ricambiare iscrivendovi al canale e lasciando un bel like. Se avete qualche domanda me la potete fare su Instagram ubaldo.info e su Telegram ubaldo.info. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!